la nascita di un eroe. Signore e signori, vi presento il capitano Matthew Webb! Dannati filistei! Non mandate morire quel ragazzo, professore. Dovrei impedirgli di provarci? Prima la finiamo, meglio sarà per tutti. La Gran Bretagna domina i mari. Eppure la maggior parte di noi ha paura dell'acqua e degli orrori che vi si nascondono. Non è il mare che dovremmo temere, ma la profondità delle nostre paure. Wrap me in my country's flag, lay me in the cold blue sea. Let the roaring of the waves my solemn requiem be. I shall sleep a pleasant sleep while storms above their vigils keep. A captain shall read for me service of the silent dead. He shall love in the waves and all the prayers are said. Oh, whiskey is the life of man. Whiskey, Johnny. We'll sip it from an old tin can. Whiskey for me, Johnny. It's whiskey up and it's whiskey down. Whiskey, Johnny. It's whiskey all around the time. Whiskey for me, Johnny. Matthew Webb, il miglior marinaio che ci sia. Dillo al capitano Jones. Quel bastardo pieno di boria. Fosse un vero uomo si sarebbe tuffato per salvare Frank. È esattamente come noi, non sa nuotare. A un uomo di mare non serve a nulla saper nuotare. Il suo posto è sul ponte, non dentro l'acqua. A meno che non si chiami capitano Matthew Webb. Cosa state festeggiando, ragazzi? Matthew ha rischiato la vita per salvare un amico. È il primo ad aver ricevuto la medaglia al valore di Stanhope. È davvero carina. Ma sono sicura di potergli dare una ricompensa migliore. Credo proprio che dovrei dargliela gratis. Avrà anche ricevuto una medaglia, ma da oggi in poi è disoccupato. Ora che hai deciso di lasciare la marina mercantile, posso chiederti cosa intendi fare? Non lo so ancora. Hai detto che apriranno dei bagni termali a Shrewsbury? Almeno così ho letto. Potrei provare a farmi assumere come istruttore di nuoto. Quei bagni, come li chiami tu, sono poco più che lavatoi per poveri. I poveri e i ricchi annegano allo stesso modo. Già, e anche gli sciocchi. Questa tua ridicola ossessione per il nuoto ti porterà alla tomba. Per adesso gli è valsa una medaglia. Una medaglia all'incoscienza. Dov'è questa tua famosa medaglia, sentiamo? L'ho data a qualcuno per cui aveva valore. Papà è molto turbato. Il cuore gli sta dando ancora dei problemi. Di quale cuore parli? Si è rassegnato al fatto che non vuoi studiare medicina. Comunque allo studio del signor Cartwright stanno cercando un commesso. Papà sperava papà che tu... Papà ha sempre sperato che fossi intelligente come te. Ma io non ho il tuo cervello. Sei abbastanza sveglio da imparare un mestiere. Cartwright può insegnarti quello che sa. E se io non volessi apprendere quello che sa? Ogni uomo deve imparare a sopravvivere da solo, Matt. Forse dovresti provare una professione più tranquilla. Restare a galla è la cosa più utile che so fare. A che mi servirebbe? Nello studio di un avvocato. Who bears the mighty ocean deep, its own appointed limits keep. Oh, hear us when we cry to thee for those in peril on the sea. Nuotare, signore e signori, è vivere. Immaginate un mondo in cui il terrore mortale di annegare è stato bandito per sempre. Sotto la mia esperta guida e con l'aiuto dei miei due aitanti nipoti, quel sogno può trasformarsi in realtà. Uno scellino, il primo dei miei volontari, che oserà immergere la testa nell'acqua. Bravissimo! Non solo vivo e vegeto, ma anche un po' più ricco.
E ora ammirate il nostro Freddy che nuota agilmente con una gamba sola. Oh, arrivava che anche uno storpio può aspirare le acque con un po' di applicazione. Il professor Beckwith usa sempre un imbonitore. Quello è il professor Beckwith. Lui è Beckwith, il miglior istruttore di nuoto del paese. Vuole che glielo presenti, signore? Sto cercando un istruttore di nuoto, non un domatore circense. E ora, signore e signori, una dimostrazione di nuoto figurato ad opera della leggiadra Agnes Beckwith, la naia del gentile. Cosa posso fare per lei, Mr. Webb? Il capitano Webb vorrebbe nuotare professionalmente, papà. Ah, sì? E chi è il suo insegnante? Non ne ho uno. Non si è mai allenato? Non ufficialmente. Bracciate al minuto? Velocità? Stile? Ho nuotato 6 ore di seguito in acqua dolce. E sono sopravvissuto in mare aperto. Un nuotatore professionista deve saper fare di meglio che sopportare il freddo. Sono d'accordo. Deve avere coraggio e resistenza. E io li ho entrambi. Sì, ammirevoli qualità, ma il pubblico pagante vuole velocità, vuole agilità e soprattutto vuole ardimento. Avrà sentito parlare di J.B. Johnson, presumo. Chi? Ma dove ha vissuto finora? In mare, Mr. Beckwith. Mr. Johnson ha cercato di attraversare la Manica. E arrivare a nuoto in Francia? Sì, l'hanno ripescato 2 ore dopo che piangeva come un bambino. La gente aveva pagato per assistere a quell'impresa. Ma purtroppo Johnson non è stato all'altezza. Signor Webb, le suggerisco di trovarsi un altro hobby. Altrimenti torni da me quando avrà qualcosa da mostrarmi, ok? Buona giornata. Vieni, Agnes. Papà, ci scusi. Capitano Matthew Webb vuole vederla, signore. È un giornalista? Vuole intervistarmi? No, Mr. Johnson. Voglio attraversare a nuoto la Manica. Da quanto sono in acqua? Poco meno di 3 ore, amico. Più di Johnson, comunque. Non credevi che ce l'avrei fatta, vero Fred? Non avevo alcun dubbio, ragazzo. È impossibile arrivare in Francia a nuoto. Avevo scommesso 1000 sterline che ce l'avrei fatta. Ho perso 8 sterline per ogni minuto che ho passato in acqua. Ma non ho rimpianti. Come presidente del Serpentine Club, ero alquanto stufo di nuotare avanti e indietro in uno stagno fangoso. Con tutto il rispetto, signore, mi ha fatto venire qui solo per dirmi quanto denaro ha perso. Non è ancora sull'astrico, a quanto vedo. Un americano vuole attraversare la Manica quest'estate. Paul Boyton, l'intrepido uomo rana. È in Inghilterra per promuovere un nuovo modello di salvagente. Mai sentito nominare. È un campione di nuoto? Chi ha parlato di nuotare? Vuole remare fino in Francia nella sua muta di gomma. Ma allora è un pazzo. Può darsi, ma se ci riesce, eclisserà ogni altra nostra impresa acquatica. Ma a cosa c'entro io in tutto questo? Gli serve un manager? No, professore. Gli serve un rivale. Il capitano Webb è venuto 2 giorni fa a chiedermi consiglio. Pare che anche lui voglia attraversare a nuoto la Manica. Lieto di rivederla, Miss Beckwith, professore. Gli americani vorrebbero imporci i loro ideali di progresso. Affarismo spregiudicato e assenza di qualsivoglia codice morale. Non permetterò che Paul Boyton passi alla storia usando il nostro sacro canale. Serve un nuotatore inglese che dia agli Yankees una lezione di umiltà. E quest'uomo sarebbe il nostro campione. Ah, persino un barboncino ha più stile di lui. La tecnica si può insegnare, professore. Il coraggio, no. Boyton tenterà la traversata in agosto, quindi abbiamo 3 mesi buoni per allenare il capitano Webb. Naturalmente sarò lieto di finanziare i suoi sforzi, professore. Noblesse oblige, come dicono i francesi. La responsabilità del privilegio. Negare non è un privilegio. Mr. Johnson, per quanto ammiri il suo spirito patriottico, devo badare alla mia reputazione. Mi sembra assurdo scommettere su un perdente. Perché non sfida lei, questo Boyton? Perché conosco i miei limiti. Sono veloce e resistente, ma Webb ha qualcosa in più. Tendenze suicide. È deciso a provarci, nonostante le difficoltà. Crede davvero di farcela. Più di quanto credessi io. Mi chiedo se abbia finito. Con il suo permesso, professore, perché non va a chiamare il nostro campione, Miss Beckwith? Credo proprio che si meriti un drink. Vai, Agnes. Va bene. Lei ha ragione.
Webb non può farcela, come chiunque altro. Ma qualcuno deve sfidare quel pagliaccio americano. Se Webb resistesse anche solo 30 minuti più di me, sarebbe sufficiente. Da noi ci sono cose che la pubblicità non può comprare. Stoicismo, determinazione, audacia. Conosce alcun inglese che non rischierebbe la sua paga in una scommessa del genere? Affronterà qualunque difficoltà? Certo. E si affiderà completamente a me? Sì. Molto bene. Eccellente. Al nostro futuro campione e al suo stimato istruttore. Miss Beckwith? Allora, congratulazioni. Sono convinto che l'uomo si trovi su questa terra per realizzare l'impossibile. L'ho imparato quando ero capitano della Marina messicana, battendo quei mangiaglio dei francesi. Quando lasciai Filadelfia, signore e signori, detenevo il glorioso record di aver salvato 71 vite umane. Ma non posso evitare di pensare a quante altre vite avrebbero potuto essere salvate con la muta salvagente Merriman. Questo apparecchio è realizzato in pura gomma vulcanizzata, con 5 camere d'aria per mantenere a galla chi lo indossa. Esatto. Se chiunque di voi, signore e signori, si trovasse su una nave che affonda e stesse indossando la muta salvagente Merriman, galleggerebbe sull'acqua e sarebbe inaffondabile. E finché avesse aria nei polmoni, avrebbe aria nella muta. Devo ammettere che sa come intrattenere il pubblico. Non si sottovaluti, professore. Molti dicono che il mare non può essere vinto da un comune mortale. Ma la stessa cosa non fu forse detta all'ammiraglio Nelson riguardo la flotta franco-britannica. La flotta franco-spagnola. La flotta franco-spagnola, sì. Come tutti ben sappiamo, solo il più determinato degli uomini può conquistare le vette e raggiungere la grandezza. Il capitano Matthew Webb, signori. Risparmi le forze, Matt! Morirò prima di arrivare a metà strada, vero? Hai percorso solo 5 miglia, ragazzo. Manca molto per arrivare a metà del percorso. Così non lo aiuti, papà. Andiamo, un po' di senso dell'umorismo. Cantiamo una canzone? Eh? All the little dogs went quack, quack, quack when they heard of the truth in store. And all their little legs went smack, smack, smack. They soon cried out for more. Avanti, tutti insieme. All their little wings went flap, flap, flap. They said we've got a Jay. Può sentirmi? No, non può, grazie a Dio. Dio ha dato a questa bestiolina una propulsione perfetta. Potrebbe andare fino a Calais e tornare per l'ora del tè. Questo è tutto ciò che c'è da sapere. Avanti, ora fallo tu. Fai come lei. Coraggio! Sdraiati a pancia in giù. Ecco, fai la rana. Lascia stare le braccia. Alla rana non servono le braccia. Calcia più forte. Come una rana. Non fare smorfie. Muovi le gambe. No, non così. Una bambina saprebbe fare di meglio. Devi nuotare, non scorreggiare. Non arriverai in Francia scorreggiando. Tieni giù la testa. Usa le braccia. Avete il privilegio di ammirare il capitano Matthew Webb mentre si allena a diventare il primo uomo che attraverserà la Manica a nuoto. Si muove come l'oceano. Non sei un papero, sei un uomo. Muoviti come un uomo, muoviti. Matthew è esattamente come il mare. A volte è calmo, ma altre volte viene posseduto da una tempesta di passione e virilità. Sei un marinaretto che si prostituisce nelle vettole del porto, eh? Perché ne hai tutta l'aria. Guardate come Matthew salva la donzella dalle acque del lago e poi passa a un esercizio che ho ideato scientificamente. Tieni giù la testa! Lui è un comune mortale che vuole trasformarsi in un dio. Sei il peggior allievo che abbia mai avuto. Sei un incapace, somaro! Papà, l'ha forse iscritta a una gara? Dice che devo variare lo stile per allenare tutti i muscoli. Sì, tenga i gomiti più aderenti al corpo, così. E ora cerchi di toccarsi le orecchie quando ruota le braccia. Mi scusi. Ecco perché suo padre non entra mai in acqua con me. Non entra in acqua perché non sa nuotare. Fred non sa nuotare.
Beh, ecco, è stato il primo a fumare una pipa sott'acqua. Riesce a mangiare una torta senza respirare. Ma nuotare non fa per lui, no? Cambia stile, ragazzo! Se no ti verranno i crampi! Sta rallentando, papà! Sì, è in acqua da 9 ore, avrà freddo adesso. Avanti, diamogli un po' di whisky. Matt, whisky! Ne hai bisogno, figliuolo! Ti scalderà! Sì! Avanti! Ce la fa? Sono pronto. Anda giù, campione! Il freddo non è nulla in confronto al sale. Devi imparare ad amarlo. O ti spellerà vivo. Ecco. Su, bevila tutta. Mangia pure, ragazzo. Johnson ha appena inviato un altro segno. Già, vedo. Lo sport è anche intrattenimento, figliuolo. Mangia tutto, anche il tortino. E finisci la birra. Avanti, bevi. Forza, questa è la colazione dei nuotatori. Manda giù tutto. E per finire, una bella sigaretta. Respira a fondo, ti apri i polmoni. Bravissimo, adesso torna in acqua. Matti, mi sta bene? Sì, tranquilla. È già sfinito e non è neanche a metà del percorso. Papà pensa che Charles Darwin avesse ragione, che discendiamo tutti dei pesci, almeno nella nostra famiglia. Johnson mi ha detto che è una nuotatrice provetta. Ho fatto la mia prima gara a 2 anni. Volevo competere con i ragazzi, ma papà pensava che il nuoto figurato fosse più appropriato. Ammiro molto la sua ambizione, capitano. E anche mio padre. Non cerchi di essere gentile, Miss Beckwith. Il professore ha già espresso chiaramente la sua opinione. Ma è stato prima che parlasse con Mr. Johnson. Non conta solo come si nuota, ma lo spirito con cui lo si fa. Papà dice così. And I will find. Indossando la muta salvagente Merriman, se la nave su cui viaggiate dovesse affondare, voi riuscirete a rimanere a galla. Questo apparecchio è realizzato in pura gomma vulcanizzata, con 5 camere d'aria per mantenere a galla chi lo indossa. E la settimana prossima ho intenzione di attraversare la Manica con lei. I fatti contano molto più delle parole e vi assicuro che a luglio starò cenando dalle poulet in Francia. Boyton ha anticipato la sua impresa. Ora dovrò farlo anch'io. Impossibile, l'acqua è ancora troppo fredda. Non mi interessa, non lascerò che vi batta. Ti batterà se non sarai abbastanza preparato. Barman! Ehi, guarda, il capitano Boyton. Sembra proprio che tu mi debba 10 scellini. Diceva che non avrei mai avuto il fegato di entrare in un club privato vestito così. Purtroppo per lui, non mi tiro mai indietro di fronte a una scommessa. Offro da bere a tutti. Il professor Beckwith, vero? Il re dei giochi acquatici. Capitano Boyton? So che è piuttosto bravo a intrattenere il pubblico. Dovremmo parlare d'affari uno di questi giorni. Beh, come certo saprà, sono molto occupato ad allenare il capitano Webb. Un nuotatore puro che usa solo gambe e braccia. Buon per lei, capitano. Buon per lei. La signora Webb, presumo? No, signore, lei è mia figlia. Agnes Beckwith, la naia de gentile. Ma non mi dica. Molto lieto. Allora, Webb, ha già fissato una data? La prossima settimana. Il mese prossimo, con le giuste condizioni climatiche. Peccato che non sia un po' prima. Sarebbe stata la più grande sfida da quando Robert Lee affrontò il generale Meade a Gettysburg. Sono un nuotatore, non uno showman. Amerà la competizione, spero. Propongo una scommessa da capitano a capitano. 20 sterline che Webb non riuscirà ad arrivare in Francia.
25 che riesco. Il mastino inglese ha trovato un osso duro. 30 sterline contro di lei. 35 sterline a favore. Papà, falli smettere. 40 sterline. 45 sterline che il capitano Webb cederà prima di Calais. Sì. Sì. 50 sterline che Boyton non andrà oltre la baia di Dover. Qua la mano. Tutto è lecito in acqua e in amore. Sembra che dopo tutto avremo la nostra sfida. Buona giornata. Shall Agnes all proclaim the belle of England aquatic, and warm admirers hold her fame equal to heroes attic. The swimming star of empire's crown, America could not stand her, for there's no rival to her deeds, both hero as well as Leander. Andiamo bambini, è ora di nuotare fino al letto, braccia aperte, così, bravissimi. La mia Agnes, una risorsa preziosa per il nostro progetto. Quando partirete per la costa? La settimana prossima, signor Whitby. D'ora in poi ci alleneremo solo in mare aperto. Gli occhi dell'intera nazione sono già puntati su di noi. L'ardito capitano si prepara a un'epica nuotata. E quale miglior prodotto può darci il suo patriottico sostegno se non l'estratto di carne Whitby? Che mi dice di quel tale Paul Boyton, il bagnino americano? So che tenterà la traversata prima di lei, capitano. Traversare e nuotare sono due cose diverse. Si tratta non di meno di un'audace prodezza, che sembra avere buone probabilità di successo. Questo è corretto, ma l'unico scopo di Boyton è fare pubblicità alla sua muta salvagente, mentre Mr. Webb aspira soltanto a rincorrere i più nobili ideali. È un eroe. Salvare la gente dall'annegamento è un ideale più che nobile. Non è così, forse? Allora le consiglio di mettere la faccia di Boyton sui suoi barattoli, signore. Scusatemi. Sì, forse sarebbe meglio. Dell'altro tè? Matt, non è andata bene? Guarda. I bambini volevano che ti dessi questo. Sono Ero e Leandro. Conosci la loro leggenda? Mi spiace, non me ne intendo di mitologia. Ero era una principessa dell'antica Grecia. Viveva in una torre sulla sponda greca dello stretto dell'Ellesponto. Leandro, invece, viveva sulla sponda opposta. Erano innamorati. E lui attraversava lo stretto per vederla? Ogni notte. Lei accendeva una lanterna sulla torre per guidarlo, ma una notte si scatenò una tempesta che fece spegnere la lanterna. Leandro credette che Ero lo avesse tradito e si annegò nel mare. E la principessa morì zitella? Si gettò dalla torre per stare con lui. Che peccato. Già. Peccato. So che verrai con noi a Dover. Farò da assistente a papà, ma prometto di non distrarti. Buonanotte. Da qui sembra una distanza immensa. No, è solo per via della foschia. Quando è sereno si possono vedere i mangiarane nei loro salotti che sorseggiano caffè e si rimpinzano di cipolle fino a farsi scoppiare le budella. Il grande sentiero delle balene non ancora espugnato dall'uomo. È solo acqua, senza di essa non saresti un nuotatore. Mio padre dice che non siamo fatti per nuotare. Dopo un'ora in acqua gli organi cedono, i polmoni scoppiano. Sciocchezze. Tuo padre è un bravo medico, ma lo spirito umano è capace di grandi imprese. Devi solo ripetere a te stesso perché stai nuotando e cosa vuoi raggiungere, d'accordo? Eh? Caro Thomas, spero che tu e papà stiate bene e che lui abbia accettato la mia decisione di nuotare. Questa mattina siamo arrivati a Dover, dove proseguirò i miei allenamenti. Nuoterò per 6 ore al giorno in mare aperto e mi allenerò per altre 2 ore sulla terraferma. Mr. Johnson e i Beckwith stanno lavorando sodo per pubblicizzare la mia traversata. Siamo alloggiati in un hotel assai confortevole. Sono molto grato a tutti loro. Mi è di grande aiuto sapere che qualcuno mi crede capace di questa impresa. Ti abbraccio, Matthew.
Maledizione. Il sale gli sta portando via la pelle. Guarda. Ed! Sei a metà percorso. Più in là di quanto chiunque si sia spinto. Se non ce la fai, puoi rinunciare. Rinuncia tu, se vuoi. Papà. Ha detto che vuole tentare la traversata il mese prossimo. All'alba. All'alba, ho detto. Potrebbe mandare uno dei suoi reporter. Certo. Ma, vede, signorina, non credo che ai lettori interessi questa storia. Questione di opinioni, signore. Eh? Ho detto è questione di opinioni, signore. Senta, ci sarà una fiera in città in quei giorni. Sono sicuro che i miei reporter saranno molto impegnati. A raccontare cose, il solito. Risse, ubriachezza molesta. Cerchi di perdonarmi, signorina, ma sono tutti comportamenti immorali da denunciare. Cerchiamo ogni anno di avvisare i lettori dei pericoli del nuoto, ma ci scappa sempre il morto, purtroppo. Pregheremo affinché non tocchi al capitano Webb. Molto bene. In tal caso dovremo dare l'esclusiva ai giornali francesi. Imbecille. È solo da qui alla Francia. Mi servirà uno skipper per governare la scialuppa di salvataggio. Seguiremo una rotta molto semplice. E cosa sono? Le correnti. Ah, capisco. Crede che il tempo ci darà problemi? Da queste parti non è possibile prevederlo. Meglio che mi porti un impermeabile, allora. Eh? Quel giorno, sulle coste irlandesi, il vento era talmente forte da strappare i denti a un coccodrillo. Quanto manca ancora? Chiese al capitano. 3 miglia! Mi rispose costui. Ci sarà una sostanziosa cena al nostro arrivo e un paio di bicchieri di rum. Spero vivamente che ci sarà molto più di un bicchiere di rum ad aspettarmi in Francia domani, anche se ho navigato lungo il Mississippi, galleggiato sullo Yellowstone e sfidato le correnti del mare d'Irlanda. Questo non mi basta. La manica rappresenta il fossato che circonda il vostro castello. Prometto di espugnarla con il massimo rispetto, come un valoroso guerriero in un'armatura di gomma. Grazie. Un vero sportivo non si pavoneggerebbe mai così. Lascia che si pavoneggi, se serve a farci pubblicità. Johnson arriva questa settimana, voglio mostrargli che ha speso bene i suoi soldi. Ah, i Beckwith. Capitano Webb, siete davvero gentili ad augurarmi buona fortuna. Miss Madeline Chaddock di Filadelfia è una nostra fervida sostenitrice. Sono sempre stata affascinata da coloro che sognano di dominare gli elementi. È un piacere conoscerla, capitano Webb. È vicino il gran giorno, capitano. Non vedo l'ora di vincere la nostra scommessa. Saprò onorare la mia parola. Certamente. Sa perché sulle nostre monete è raffigurata la regina? Eh? Affinché ricordiate di pagare le tasse? No, signore. Per ricordarci che c'è qualcosa di più alto che il tornaconto personale. Il nostro capitano Webb nuota per insegnare alla gente a non avere paura dell'acqua. Non è così, Mr. Whitby? E la vostra regina sa nuotare. Altrimenti Paul potrebbe insegnarglielo. Allora il capitano Boyton sa usare braccia e gambe in acqua. In ogni caso, sua maestà nuota molto bene. E anche tutti i suoi figli. Sono pieno di ammirazione per la nobile causa del capitano Webb. Ho saputo che le sue capacità sono state anche premiate. Non ha ricevuto una medaglia per aver salvato il marinaio? Se vuole gonfiare la sua tuta usando queste bassezze, allora che Dio l'aiuti domani. Spero di non averlo offeso. Vuole un passaggio, capitano? Mi restano solo altre 11 miglia. Vada al diavolo, Boyton. È sicuro di non aver bisogno di un passaggio? Mi lasci in pace. Se ne vada. Sta parlando con noi? No, non credo. La muta di salvataggio Merriman è stata costruita per due. Avrebbe dovuto usarla quando ha cercato di salvare Fred. Se indossate la muta salvagente Merriman, rimarrete a galla e non andrete a fondo. Sembra che avremo la nostra sfida, dopo tutto. Vada via, Boyton! Papà, papà, non ce la fa più! Ha le allucinazioni! Non prenda sul serio le sue parole. È solo una messa in scena. Sarà una messa in scena, ma lui ha davvero salvato vite umane. Mentre io... volevo solo salvare un amico. È stato coraggioso. Lei crede? Non sapeva nuotare, e io sì. Tutto qui. Boyton è solo un uomo di spettacolo. È come quando io decoro il mio costume con fiocchi e nastri. Non mi rendono certo una nuotatrice migliore. Servono soltanto per attirare l'attenzione della gente.
Boyton è solo fumo negli occhi. Lei è molto di più. Quando Fred è andato giù, è passata quasi un'ora prima che la scialuppa mi raggiungesse. È stata l'ora più lunga della mia vita. Questa volta ci saremo noi con lei. Sarò comunque solo in mezzo al mare. Molto bene. A quanto pare domani è il grande giorno. Non essere precipitoso. La gente si dimenticherà presto di Boyton. Non starò a guardare mentre si pavoneggia per tutta Dover. Dobbiamo aspettare il fine settimana. Certo, se lo dici tu. Ma hai idea di quanti soldi ho investito? Eh? Lo sai? La banda, i fuochi d'artificio, 20 giornalisti venuti apposta da Londra. Non mi serve una maledetta banda. Devo soltanto entrare in acqua. L'acqua è ancora troppo fredda, Webb. Boyton aveva una muta di gomma. Tu avrai solo uno strato di olio di focena. 3 o 4 gradi in più possono fare la differenza. Ma te non sono serviti a nulla, però. Non pensare solo a te stesso, figliuolo. C'è anche il tuo pubblico. Devono credere davvero che puoi farcela, anche se sanno che è impossibile. Impossibile? È così che la pensi? Le grandi imprese non sono facili, signori miei. Domani, con o senza di voi. Capitano Matthew Webb. Età 27 anni, cuore in perfetto stato, piena capacità polmonare e respirazione regolare. Muscolatura tonica e ben sviluppata. Visto, Fred? Sono ufficialmente pronto. Così sembra. Fermi qui, dottore. Sano di mente e di corpo, contravvenendo ai consigli del suo istruttore e del suo sponsor. Spero che cambi parere e rinunci a questo show, capitano. Troppi uomini sono già morti in mare. All'indietro. Tra un po' pioverà. Dannazione, non può farcela con queste onde, neanche noi. È meglio rientrare. Matthew! 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 Frank! 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 Matthew! 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 Devi fermarti! Frank! Fermati, Matthew! Dai sulla testa, Frank! Torna indietro, Matthew! Non ti sento! Torna indietro! Afferra il salvagente! Razza di idiota! Non ti senti, papà! Vieni qui! Agnes! Agnes! Fermati, Matt! Non rinuncerò proprio adesso! Prendi il salvagente! Lascia che ti aiuti, Matt! Non avvicinarti! Adesso basta! Afferratevi al salvagente, tutti e due! Allontana da me! Ce la faccio da solo!
letto. Papà! Buongiorno, marinaio. Mi devi una corona. Una corona? Ti ho fatto divertire, no? E ti sei scolata il whisky. E comunque non ce l'ho una corona. Allora facciamo 3 scellini. Tieni. Questa vale molto di più. Ti danno dell'oro per salvare la vita di un uomo? Non lo so. Non sono riuscito a salvarlo. Anche mio fratello negò. Se avessi saputo nuotare, lo avrei salvato. Prendila. Te la sei meritata. Puoi tenerla. Sarai contento ora che ci hai resi tutti ridicoli. Agnes, è stata tutta colpa sua. Se si scopre che mi ha salvato una donna, sono rovinato. Saresti morto se non l'avessi fatto. Neanche una vera nuotatrice. Nessuno di voi lo è. Un istruttore di nuoto che non sa nuotare e una ragazzina in mutandoni rosa. Non azzardarti a parlare così di mia figlia. Onora Agnes! È rimasta dietro a quella porta per tutta la notte, lo sai? Perdonatemi, ma c'è un telegramma urgente per il capitano Webb. Non della regina, scommetto. Considera annullato il nostro contratto. Bene. Cosa ne pensi? Vuoi sapere cosa penso o cosa ti consiglio? Secondo il tuo parere professionale, posso tornare a nuotare? Matt, il mio parere professionale è che nuotare ti ucciderà. A parte i danni causati dall'acqua di mare ai tuoi occhi e ai tuoi polmoni, ti sei rotto un legamento del ginocchio e nell'altro hai una brutta lussazione. Se nuoti prima di essere guarito, probabilmente annegherai. Dovrò fare l'impiegato. Papà ne sarebbe contento. Il testamento è stata una sorpresa anche per me. Sai che sono pronto a dividere con te l'eredità. Non mi serve la tua carità, grazie. Papà è morto, Matt. Non hai più bisogno di dimostrargli nulla ormai. La sua frequenza di bracciate è scesa al minimo. Non so quanto potrà resistere. Matthew!
Stai nuotando da quasi 15 ore ormai. Nessuno è mai riuscito ad arrivare così lontano. Perché non ti arrendi, figliuolo? Sei già un eroe. Quel testone finirà per lasciarci la pelle. Qualcosa mi appunto. L'acqua è piena di meduse. Non fatele avvicinare. Che facciamo? Andate via, bestiacci. Papà, dobbiamo aiutarlo. Andate via. Lo hanno punto. Ti prego, papà, fa qualcosa. Non dovrebbero esserci meduse qui. Noi siamo su una barca. Andate papà, via, state lontane, bestie schifose. Smettila. Matt, continua a nuotare. Matt, allontanati da loro. Ti si attaccano addosso, vero? Andate via, bestiacci. Smettila. Perché devi fare sempre di testa tua? Ti saltano addosso e ti si appiccicano alla faccia. E poi ti succhiano il cervello. Oh, Capitano Webb. Spero che si senta meglio, signore. Sto bene, grazie. Quindi continuerà a stare da noi, capitano? Perché non dovrei? Pensavamo che sarebbe tornato a Londra ora che Mr. Johnson ha smesso di provvedere al pagamento del suo vitto e alloggio. Pagherà in contanti d'ora in poi? Sì, in contanti. No, fermati. Webb, non sapevo che fosse ancora Dover. Boyton? Si ricorda di Miss Chaddock? Sono così dispiaciuta, Capitano Webb. So che ha lottato valorosamente la settimana scorsa prima di gettare la spugna. Dannato clima inglese. Un nemico peggiore degli indiani nel mio paese. Il tempo cambierà e allora ci riproverò. Spero che Miss Beckwith sarà lì ad assisterla. Ho sentito dire che è perfino più forte di lei in acqua. Andiamo, Maddie, non puoi credere a tutto ciò che si racconta nei pub. Che ne dice di un drink? Ho un'interessante proposta per lei. Non credo che le sue proposte mi interessino. Avanti, non sia così scontroso. Conosco un posto qui vicino dove non annacquano la birra. Ci vediamo domani, Maddie. Non lascerai che una signora torni a casa da sola, vero, Paul? No, una signora non dovrebbe, infatti. Gli spettacoli acquatici sono il futuro. Prove di coraggio, acrobazie, gare. La gente è ammaliata da chi sprezza il pericolo. Tornerò a New York e metterò su uno spettacolo al di là di ogni immaginazione. Le auguro buona fortuna. Perché non si unisce a me? Mi sta offrendo un lavoro. Le offro la possibilità di arricchirsi. Amo questo paese. Ma gli inglesi non sanno pensare in grande. Il canale della Manica è piuttosto grande. Vero. Ma io l'ho attraversato. E lei è arrivato due volte più lontano di chiunque altro. Ma nonostante questo, non può permettersi un viaggio in prima classe o la suite reale del Dolphin Hotel. Beckwith è un discreto intrattenitore. Ma non può farla diventare ricco. Io sì. Se verrà con me. Sono un nuotatore professionista, non... Cosa? Una foca ammaestrata? Se guardi intorno, Webb, pensa che notino la differenza? Se si divertono, chi se ne importa? A me importa. E io so la differenza. Lasci che le dica cosa so io. Tutti gli uomini sono uguali.
e dal creatore dotati di certi inalienabili diritti quali la vita, la libertà e la ricerca della felicità. Lei ci crede? Suppongo di sì. È proprio questo che la rende diverso. Agli inglesi interessa solo ciò che la società considera appropriato, ma noi siamo pionieri, Webb. Un sognatore non rispetta le regole, sceglie il suo fiume e ci si tuffa senza timore. Allora, cosa ne dice? È pronto a tuffarsi con me? Ovviamente, in ogni proposta d'affari ci sono delle condizioni. Che genere di condizioni? Non dovrà ritentare la sua traversata. La manica è grande, ma in essa non c'è posto per due campioni. Un re deve proteggere la propria corona. Sono certo che mi capirà. Affare fatto. Sta morendo, capitano. Peccato che Paul non sia qui. Il capitano Boyton è un campione del salvataggio a medaglie da vendere. Ho sentito che anche lei ha salvato un uomo e che le hanno dato una medaglia. Matthew. Padre. Le piace la nostra sorpresa? Non ce la saremmo persa per niente al mondo. Te l'ho sempre detto, figliolo. Non ce la farai mai. Nessuno crede in te. Io sono stato l'unico ad avertelo detto sinceramente. Volevo solo aiutarti, ma ora non posso più farlo. Sei da solo. Credo di doverle delle scuse. Volevo solo aiutarla. Lo so. Mi perdoni. Mi dispiace per suo padre. La ringrazio. E cosa farà adesso? Mi hanno offerto un lavoro in America. Come marinaio? Come showman. Boyton vuole che mi esibisca nel suo circo acquatico. Come nuotatore? Lo so che non sarò mai come lei. Che cosa? Certo, la Naya De Gentile non è una vera nuotatrice. Agnes. Sono solo gli uomini. Agnes. I veri campioni. Quando partirà? Agnes, sono venuto a dirle che ho rifiutato. Devo prima arrivare a nuoto in Francia. Boyton ha paura di me. Sa che non ho paura di fallire. E ha ragione. Fallirò e fallirò ancora finché non arriverò dall'altra parte. Sono un inglese, Agnes. E il nostro amico americano non capirà mai cosa significhi. Mi aiuterà come lo fece con Leandro. Ma certo. Caro Thomas, domani cercherò un'altra volta di attraversare la manica. Le condizioni atmosferiche sembrano promettenti. Il capitano Webb che annega nel mare è dato 5 a 1. 2 a 5 che arriverà a metà. 100 a 1 che arriverà vivo in Francia. Il professor Beckwith e io non siamo più soci, ma sua figlia Agnes mi è davvero di grande aiuto. Voglio dimostrare che un uomo non ha bisogno di una tuta di gomma per compiere la traversata. Se il bel tempo regge, dovrà impiegare meno di 24 ore. Grazie ancora per la tua generosità. Spero di renderti orgoglioso di me. Con affetto, Matthew.
ho comprato troppi vestiti. Grazie mille per avermi aiutato. Miss Beckwith. Oh, Miss Chatock. Le è piaciuto il suo soggiorno in Inghilterra? È stato terribile. Trovo che il clima sia troppo incostante. Ho saputo che il capitano Boyton farà uno spettacolo in occasione del centenario? Non ne so assolutamente nulla. Oh. Purtroppo gli uomini sono ancora più inaffidabili degli elementi, Miss Beckwith. Questo vale specialmente per gli uomini di spettacolo. Lo imparerà molto presto, vedrà. Non so di che cosa parla, Miss Chatock. Oh, io credo di sì, invece. Il signor Boyton ama i bei faccini quasi quanto la sua adorata muta di gomma, già. Quando si stanca di giocarci, va in cerca di un'altra distrazione. Non ho dubbi che il suo prezioso capitano farà esattamente lo stesso. Miss Chatock? Miss Becky? Il miglior olio di Focena. È fortunata, è la mia ultima lattina. A lei. Desidera altro? No, grazie. Dovrò ordinarne altro da Londra. Quel tizio americano è venuto un'ora fa e ne ha comprato una bella scorta. L'uomo rana, quello che è arrivato in Francia galleggiando, secondo i giornali. Dice che l'olio gli serve a combattere il freddo quando nuota sulle lunghe distanze. Boyton vuole sabotare la traversata di Matt. Non può aver comprato l'olio di Focena per qualche altra ragione? Non è solo questo. Ha comprato abbastanza provviste per un giorno e una notte. Forse vuole fare un picnic. Papà, credo che voglia seguire Matt. Farebbe qualunque cosa per umiliarlo. Lo sai bene. Io so solo che il mio investimento è andato in fumo. E domani Webb nuoterà senza skipper, senza sponsor e senza alcuna speranza. Potresti andare con lui. Potremmo andarci entrambi. Non voglio più aver niente a che fare con lui. E ciò che voglio io non conta. E cos'è che vuoi? Se Boyton lo segue, Matt non ce la farà mai. Allora preparati a peggio. Papà! Baciami. Andiamo. Signore, Miss Beckwith. Miss Case, mi perdoni. Ha intenzione di cenare fuori? No, non ho appetito, grazie. Ecco, io non mi sento molto bene, in realtà. Volevo prendere un po' d'aria prima di andare a letto. Dica a mio padre di non disturbarmi. Buonanotte. Va tutto bene? Sono preoccupata per Miss Beckwith. È appena uscita di corsa come se un demonio la stesse inseguendo. Signore? Miss Beckwith, che splendida sorpresa. Posso offrirle qualcosa da bere? Le va bene del tè o qualcosa di più forte? Non sono qui per il tè, capitano. Sto cercando una ragazza. È entrata pochi minuti fa. Indossava un mantello con cappuccio. Sì, l'ho vista. L'ho accompagnata alla suite del capitano. Il capitano Boyton? Esatto. Ha detto di essere sua sorella. Anche se non mi è parso che avesse un accento americano. Grazie. Grazie a lei, signore. So che cosa vuole fare domani. Domani? Le solite cose. Una bella nuotata, una passeggiata sugli scogli. Vuole venire con me? Non menta. Ha intenzione di sabotare l'impresa di Matt. Sabotare è una parola grossa, Miss Beckwith. Ho a cuore la sua incolumità. Non è preparato, lo sa anche lei. Ma cosa dice? Certo che lo è. Senta, se nuoto accanto a lui domani, avrà il doppio della pubblicità, che ce la faccia oppure no. Solo Matt nuoterà domani. Si trovi qualcosa di più interessante da fare. La manica è un palcoscenico perfetto e lei dovrebbe capirlo meglio di chiunque altro, mia cara. Che le piaccia o no, io e lei non siamo poi così diversi. L'ho vista mentre nuota. Sono convinto che insieme saremmo imbattibili. Forse ha ragione.
Vuole che apra la finestra? La vedo un po' accaldata. Esiste un modo per farle cambiare idea? Non sono certo di aver capito. Lei è un uomo d'affari. Forse potremmo arrivare a un accordo di qualche genere. La sua parola d'onore, che domani resterà sulla terraferma. E cosa avrò in cambio? Bel gruzzolo, signore. Ci vediamo domattina per il pagamento. Aspettiamo la sera per essere sicuri. Ehi, laggiù! Mi serve aiuto? Avete bevuto un goccio di troppo, eh? Giusto un goccio. Dannazione, Matt. Chi ti ha ridotto così? È quello che mi merito. Dai, forza, andiamo a casa. Coraggio. Perché tornare a casa? Poche ore sarò qui di nuovo. Ma ragazzo mio, non puoi nuotare in questo stato. Affogheresti in 5 minuti. Tanto non ci crede che durerai molto di più, vero? Lascia perdere adesso, hai bisogno di dormire. Oh, che ne sa lei di cosa ho bisogno? Eh? Mi avete abbandonato. Lei è sua figlia. Lascia stare mia figlia. Perché? Siete due persone spregevoli. Mi avete riempito la testa di sciocchezze, addestrandomi a saltare nel cerchio per voi. La vita, ragazzo, tutti saltiamo in un cerchio. Ma io ero sincero. La mia non era una commedia. Io ci credevo. A ogni bracciata, a ogni stupido esercizio che inventava. Io ci credevo. Ho fatto tutto quello che mi diceva di fare. Ma lei non ha mai creduto in me. Eh? Perché non ha mai creduto in me, Fred? Puoi farcela, Matthew. Puoi farcela, Matthew. Me lo diceva sul serio. Ha mai davvero creduto in me? Certo che ho creduto in te. Avevo solo bisogno che qualcuno credesse in me. Posso farcela, Fred? Non si muove. Si sta alzando il vento. Se non segue la corrente, sarà riportato indietro. Papà! Papà, svegliati! Papà! Dove siamo? Sono quasi in Francia, ma la marea sta girando. Nuota, Matthew! Nuota! Non ce la fa più. Diamogli il salvagente. No, papà, gliel'ha promesso. Gli ha promesso che non lo aiuterò stavolta. Vuole farcela da solo. Non vuole essere aiutato, papà. Siediti, no, non possiamo farlo morire. Siediti. Rimanete seduti o ci farete capolce. Gliel'ha promesso. Cosa ha promesso a Boyton? Come? Cosa hai promesso a Boyton? Nella sua stanza ieri sera. Agnes, ma di cosa sta parlando? Non è... Eh? Non è successo niente. Non è successo niente, io l'ho fatto solo per fermarlo. Voleva farti del male. Ragazza mia, lei deve essere pazza. Ma come sarebbe? Mi crede forse un rozzo Yankee che si approfitterebbe di una ragazza onesta? Era davvero disposta a sacrificare il suo onore per proteggere Webb? Sì. Le do la mia parola. Resterò a terra domani. Lo rifarei se dovessi! Sta andando Matt! Giù! Matt! In marina nessuno ti insegna a nuotare.
Dicono che sia meglio non rimandare l'inevitabile. Che sia inutile lottare. Forse hanno ragione. Forse non c'è nulla dall'altra parte. Nessuna luce che ci guidi. Allora che senso ha resistere? È meglio lasciarsi andare. Abbandonarsi. Fino a toccare il fondo. Se non si resiste e ci si lascia affondare, è come se il mondo intero venisse inghiottito dalle tenebre. Nuotare è vivere. È permettere ad altri di vivere. Allora nuota. Avanti, nuota. Nuota. Sei sulla terraferma! Bravissimo!